Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Stefano e questa è ormai la seconda puntata di Pokémon. Avevo registrato nella scorsa puntata una mini frase finale, diciamo, che poi la webcam ha deciso di non implementare assieme al video il microfono, quindi parlavo così. Ecco. Ora, a parte questo, avevo detto una cavolata nello scorso video, perché avevo detto di ritornare indietro per catturare Deratata, ma non posso. Come giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare, no, non posso. La mia unica chance è di andare nei piani inferiori qui del Monte Luna e provare a catturare eventualmente uno Zubat. Buongiorno. Non posso, vai via. Oh, ciao. Magnemite. Aia. Qui contava come metallo, quindi mi faccio poco con i pernani, infatti. Volto. No, vabbè, volto possiamo mangiarcelo. Vai. Ok, stiamo iniziando a prendere un po' troppi danni per i miei gusti, però proviamo ad andare avanti. Caramella rara. Ok, c'è un pigliamosca, vai, pigliamosca intanto. Al massimo c'ha avvelena, ma... Oh no, se c'ha avvelena però Rattata che palle. Sai, tipo, vado lì. Perché hai fallito, dai? Non mi dica che c'ha tre Caterpie. Ah, hai anche un Metapod. Wow. E te vai a giro con sti Pokémon. Ma va, fanco, va. Dicevo, dovrei sperare nei piani inferiori. Circa. Vediamo cosa c'è di qua, perché non ricordo nemmeno la conformazione della grotta, eh. Oh. Quindi fuga. Ok. Ok, ha fatto solo il giro. Che fa questo? Ok. Niente, direi di andare. Ah no. Che cazzo? Ah. Oddio, avevo messo la velocità. Vai. Wow, è molto più grande di quanto pensassi. Di cosa stai parlando, Pupa? Ho paura adesso. Ovviamente partono dei pensieri sconci. Sì, voglio cambiare Pokémon e andiamo con il Repasullo. Tanto ha le solite tecniche. Cioè non c'è nemmeno fantasia. No, non ti avvelenare. Non ti evolvere. Zubat, non posso. No! Non volevo. Allora, diciamo di esplorare tutto il piano terra. Direi può essere una buona idea. Una volta fatto quello, addio! Ma non avevo cambiato pomino. Ok. Sarà meglio cambiarlo, vai. C'ho ancora mal di gola, sì, ragazzi, quindi sentite una voce leggermente più calda alla Mario Blue. E non è volontaria e direi che forse no, già no, però dai, se lo facciamo tentennare tanta roba. Ecco, una cosa che non ho mai capito è la mossa fangata, perché la mossa fangata viene usata da un Pokémon di tipo, da molti Pokémon di tipo terra più che altro, e riduce la potenza dei colpi di elettricità, ma loro, essendo terra, sono immuni. Quindi, what? Oddio, ho finito i pipì di... Oddio, non ti voglio far evolvere. Via. Cosa c'è di qua? Ok. Ok, faccio un piccolo taglio, ragazzi, finché non arrivo al centro Pokémon. Allora, ho notato tre diverse scale. Negli altri piani, tecnicamente, posso catturare uno Zubat. Ci buttiamo su una di queste? Proviamo dalla principale, dai. La prima che incontriamo andando avanti. Ok, qui conta sempre come Monte Luna, quindi tecnicamente... non potrei, quindi niente. Allora andiamo di là.
Paras. Paras è un Pokémon che non posso nemmeno affrontare. Team Rocket, vai! Fantastico. Sandrew, ok, Sandrew, lo mangiamo, morto. Poi chi c'hai? Rattata, boom, morto, via. Poi Zubat, lo voglio anch'io. Boom, morto. Che idiota. Ah, ok. Pezzo stella, sistemato nello strumento. Ok. Tecnicamente non posso catturarlo, giusto? Nel caso... nel caso io possa, ditemelo nei commenti. E questa fuga, queste fughe che faccio adesso, diciamo, dalle battaglie, non contiamole come un zona fallita. Tant'è che io sopra la mia testa, di qua mi pare, ci metto sempre comunque la zona con la riga, perché l'ho bruciata. Quindi poi vediamo. Allora, ok, ho trovato furto. Buongiorno. No, ho sbagliato. Vabbè, li faccio più male con i Pezzan, infatti fallisco. Ok, io odio la confusione nei giochi Pokémon, è una cosa davvero tremenda. Cioè, perché? Che palle, dannuissima. Ok, allora. Oh, no. Forse avevo visto... avevo visto forse 4 scale a questo punto. Ma vabbè, vediamo con qual è che usciamo prima per arrivare a Celestopoli, che forse ho azzeccato la via. Cazzo, qui è bello grosso come... caverna. Pensavo di aver trovato Voltorb. Revitalizzante. Ah, Dio. Come ho fatto a evitarlo non lo so. Che io direi, ragazzi, di... però sto prendendo parecchi danni, eh. Dicevo, direi di svolgere questa piccola puntata, meno male, nei meandri del Monte Luna e vedere come l'azione di gioco va avanti. Qui è comunque Monte Luna, quindi, ripeto, nel caso lì avessi potuto... credo di aver sbagliato il tempo verbale, ma avete capito. Nel caso avvisatemi e io tornerò poi a prendere uno Zubat eventualmente nei piani inferiori. Boom, ciao. Via le gambe, boom. Allora, boom, via le gambe, posto. Ok? Quindi. Posto. Meno male c'ha Rattata, c'ha fuga facile. Buongiorno. Ehi, li ho trovati io, sono miei. Ah, i fossili. Grimer, un altro Pokémon che cattureremo o compreremo al casinò, o non mi ricordo come diavolo si cattura. Scrivetemelo magari nei commenti, ragazzi. E poi un Koffing, anche lui tecnicamente possiamo catturarlo. E ah no, un Voltorb no. Voltorb no, conta come Pokémon. Rosso? Bianco? Non ti devi evolvere, puttanella. Ma ora fino al 100 mi rompe le palle. Vuoi l'Helix fossile? Vuoi il Domo fossile? Il fatto è che nessuno dei due li possa avere, perché uno è marrone e uno è blu. Prendiamo l'Elite fossile, che mi garba di più. Vai. Ok, andiamo avanti. Poi torneremo da Brock con molta calma, più in là, senza pensarci troppo. Ah. Oddio, non ci credo mai. Buongiorno. Un pugno. Ah, questo ti dà mega pugno. Questo ti dà mega calcio. Il fatto è che a re e a regina non ricordo se posso. Anche questo magari ditemelo nei commenti, ragazzi. È anche un po' per fare un po' di interattività, diciamo. Un po' di conversation. Allora, questo cos'è? MT05. MT05. Non ricordo mai che diavolo sono le MT. Perché non la trovo?
Ah, c'è il porta mezzi. Già. Boato, wow! Vediamo se qui c'è qualcuno. Viola. Un Rattata. Oddio, tecnicamente potremmo catturarlo. Proviamoci. Sì, allora. Lui è un pedone, quindi momentaneamente chiamiamolo. Aspetta che non mi ricordo cos'è Select, quindi lo faccio a mano. Pedone. È perfetto come nome. Che schifo di nome. Pedone. Ok. Pedone, quindi. Devo leggere le regole un attimo, quindi metto un attimo un puzzle al gioco. Allora. Regole base di Vikram. Un attimo, eh. Allora. Sì, lo so che Word non è attivato. Zitto. Allora. Un attimino, ragazzi. Allora. Ecco qui. Allora. Pedone. Non può evolversi, imparare MT e non può essere già evoluto al momento della cattura. Se vince una lotta non selvatica, può essere promosso casualmente dal fiere, torre o cavallo e perdere malus. Ok. Quello si vedrà poi. Va benissimo. Poi, soprannomi l'ho fatti. Ok. Ecco, per ogni zona è catturabile solo il primo Pokémon trovato del colore scelto. Quindi sì. Questa zona, ragazzi, che ora non mi ricordo come si chiama, percorso 4, credo, è ufficialmente fuori dai... dalla lista di zona con Pokémon catturabili. Ok, andiamoci a prendere una bici, non mi ricordo com'era. Ah, 1.000.000, no, e mi pare che ci fosse un buono su qualcosa. Allora direi di curare Pokémon. E ora passo un po' del fuori onda ad allenare Rattata. Quello. Il Rattata nuovo. Per portarlo anche lui circa al 20. Quindi, oh mio Dio, era uno sbotto. Wow, dovrò affrontare soltanto dei Rattata o degli Zubat nella caverna. Ma ok. E nella prossima puntata, ragazzi, andremo a fare tutta la zona del. Cazzo. No, sbaglio. No. Oddio, no. Cosa of no. Ok, fermi con calma. Con calma. Non ci credo mai. Con calma. Buongiorno Bulbasauro, oddio sì! Allora, non pensavo davvero che ce l'avremmo fatta. Ci ha regalato un Poké VIP. Permette di registrare ciò che viene a sapere sui personaggi importanti. Ok, non ricordo assolutamente l'utilità, in realtà. Quindi vediamo se questi qui... Ok. Dicevo, nella prossima puntata, ragazzi, andremo lì su. Perché c'è Bill. Che ha bisogno di una mano, praticamente. Se non ricordo male. E sì, quindi salvo. Vediamo se sarete di livello poi. Rattata? No? Ok. Grazie per avermi seguito, ragazzi, come al solito feedback qua sotto, commenti, spolliciate, condividete, di giù, di su, di là, di va, anche nell'angolino, è uguale. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.